Ciao, benvenuto sul mio canale YouTube Emil Fitness, www.emilenjoyfitness.it, il tuo personal trainer online. Oggi vediamo l'omega 3, le caratteristiche, le proprietà e facciamo un po' una panoramica generale su questo integratore. Allora, ho detto integratore, ma l'omega 3 non è chiaramente un integratore, è un acido grasso essenziale che è contenuto anche e dovrebbe essere soprattutto assunto dal cibo, ok? Ora, cosa vuol dire acido grasso essenziale? Vuol dire che il nostro corpo non è in grado di produrselo da solo, quindi è una sostanza che deve essere assunta esternamente tramite o il cibo o appunto l'integrazione. A livello di integrazione voglio ricordarti che esistono due categorie di integratori in questo senso, ovvero gli integratori che puoi anche assumere dal cibo, ma se per vari motivi non mangi quelle tipologie di cibo, allora puoi assumerlo dall'integrazione, ma in questo caso è solo un sostituto del cibo che potresti mangiare, oppure nel caso facciamo, e questo è il classico caso dell'omega 3, oppure nel caso faccio un esempio dell'echinacea o dell'astragalo, non puoi in nessun modo assumerlo dal cibo perché non è che vai a sgranocchiarti i fiori o le erbe che lo contengono e quindi lo devi per forza di cose assumere tramite l'integrazione. Quindi l'omega 3 sì è un integratore che però se tu mangi nella tua dieta abituale già in abbondanza alimenti che lo contengono, allora non hai per forza di cose bisogno di integrarlo. Quali sono gli alimenti che contengono l'omega 3? Il classico ed è anche da dove viene estratto spesso l'integratore è il pesce, quindi salmone, sardine, sgombro e in generale tutti i pesci grassi hanno buone quantità di omega 3, dopodiché è presente anche però in quantità minori nell'avocado e nella frutta secca, quindi nocciole, noci, mandorle e così via. Ora, quali sono i benefici dell'omega 3? Perché è così promosso? Perché è così acquistato? E vi devo dire la verità, è anche l'integratore più acquistato su Agolab Nutraceutica, poi vi parlerò un attimino anche di quello che abbiamo noi. Ma perché in generale è così acquistato? Perché ha davvero tanti benefici. Ora, parliamoci chiaro, è difficile che una persona ogni giorno si mangi salmone, sardine, eccetera, un po' per il costo, perché comunque sono pesci che costano, e un po' perché, ragazzi, non è un alimento che la maggior parte delle persone si mangia quotidianamente, no? Magari è un po' più facile che una persona si mangi quella manciata di nocciole, noci, eccetera, ogni giorno, che però anche qui varia molto da persona a persona. Quindi, perché è così venduto come integratore? Perché è utile e ha un sacco di funzioni benefiche. Alcune delle quali sono, io le divido essenzialmente in tre categorie. La prima sono i benefici che apporta a livello degli organi. In particolare l'omega 3 apporta benefici e migliora la salute del cuore, degli occhi e del cervello. Ok, tramite vari meccanismi l'omega 3 è spesso consigliato proprio per questi tre organi. Il secondo gruppo di benefici che apporta è di natura meramente cellulare. Cosa vuol dire? Che in realtà poi riguarda un po' anche chiaramente il primo gruppo di benefici. L'omega 3 è un acido grasso essenziale. Questi acidi grassi, monoinsaturi, poliinsaturi e così via, aiutano le cellule, la membrana delle cellule, ad essere più permeabile. Cosa vuol dire? Le nostre cellule del nostro corpo, per ricevere nutrienti dal flusso ematico, devono avere la membrana permeabile, ovvero in grado di captare le sostanze che ci sono presenti nel flusso sanguigno. Gli acidi grassi essenziali, una delle loro funzioni è proprio quella di migliorare la permeabilità delle membrane cellulari, quindi facilitano l'ingresso e l'uscita delle sostanze dalle cellule. Questo aiuta le cellule a restare più sane e a mantenersi più a lungo. Quindi una funzione importante dell'omega 3, ma in generale dei grassi buoni, è proprio quella di migliorare la permeabilità delle membrane. Il terzo beneficio invece è di natura ormonale. Voi sapete che buonissima parte degli ormoni vengono prodotti dai grassi e in particolare dal colesterolo, che chiaramente l'omega 3 viene spesso riportato che abbassa il colesterolo. Non è in realtà così immediato come un altro beneficio che viene spesso riportato che abbassa la pressione sanguigna. Ci sono delle possibilità che ciò avvenga, ma non è una relazione diretta, pertanto questi benefici spesso non vengono chiaramente dichiarati proprio perché non sono diretti, ovvero sì, può darsi che l'omega 3 a seconda della vostra situazione vi aiuti sia col colesterolo che
con la pressione, ma non è detto che ciò accada. Quindi il beneficio che dobbiamo ricordarci invece a livello ormonale è che i grassi aiutano la produzione degli ormoni. Quindi avere un buon apporto di grassi su base quotidiana, di cui l'omega 3 fa parte, aiuta la produzione ormonale sia maschile che femminile degli ormoni legati appunto alla salute e al benessere, quindi testosterone, estrogeni, eccetera eccetera. Ora, a livello di integrazione, chiaramente qui le cose si complicano un po'. Perché? Perché se voi andate online trovate integratori di omega 3, 1000 pillole a 9 euro e poi trovate 30 pillole a 50 euro. E quindi chiaramente uno si guarda in giro e dice: ma perché ci sono delle pillole, delle capsule che costano 1000 pillole a 9 euro, perle poi si chiamano, e altri che vendono 30 capsule a 50 euro? Perché l'omega 3 non è come altri prodotti, esempio la creatina o l'echinacea, che più o meno sono tutti uguali. Ok, la creatina monoidrato è una molecola che è uguale per tutte le marche, quindi creatina monoidrato pura è uguale per tutti, così come l'echinacea può cambiare la titolazione o il metodo di estrazione, ma di base l'echinacea è echinacea. L'omega 3 sì, di base è omega 3, ma ci sono davvero migliaia di parametri in gioco. C'è la purezza, c'è la lunghezza della conservazione, c'è da dove viene estratto, il modo in cui viene lavorato, in che luogo del mondo viene pescato il pesce da cui viene estratto, e come viene trasportato e conservato, perché stiamo parlando non di una pianta ma di un estratto di animale, quindi è un alimento a tutti gli effetti che deve essere incapsulato, conservato e trattato in un certo modo. E da qui chiaramente deriva il mare di qualità e prezzi su questo prodotto che esistono. Se volete un po' districarvi nel mondo dell'omega 3 dell'integrazione, una delle cose che potete guardare è se c'è la certificazione IFOS. La certificazione IFOS è una certificazione che viene data da un ente canadese a tutti quei fornitori di omega 3 o produttori di omega 3 che rispettano degli standard di qualità molto molto alti. Quindi viene data una stella in base ai 5 parametri che valutano, che sono, non me li ricordo precisi, ma purezza, conservazione nel tempo, presenza di microorganismi, metodo di estrazione e così via. E appunto, quindi se iniziate già ad acquistare un omega 3 certificato IFOS, vedrete che costano di più, perché chiaramente la certificazione ha un costo e chiaramente estrarre omega 3 di qualità ha un costo ben diverso dal quello di produrlo ed estrarlo da qualsiasi cosa capiti a tiro che abbia dell'omega 3. Noi chiaramente ad Agolab abbiamo il nostro omega 3 che è certificato IFOS, ovvero il fornitore ha la certificazione IFOS dal quale lo acquistiamo, e essenzialmente questo garantisce degli standard altissimi in fatto di purezza e via dicendo. Vi posso anche dire altre due caratteristiche per cui potete valutare se l'omega 3 è di qualità o no. La prima è il ritorno di gusto. Quindi quando spesso si prendono gli omega 3 di bassa qualità e li si deglutisce a digiuno, subito sentiamo l'odore di pesce che ci risale, che fa anche un po' cagare la mattina presto, oppure dopo una mezz'oretta quando lo stiamo digerendo sentiamo appunto proprio quel ritorno di pesce che non è, dal mio punto di vista, assolutamente piacevole. Il nostro non ce l'ha, perché la certificazione IFOS chiarisce anche che è un prodotto di qualità e quindi non c'è nessun ritorno di gusto. Però se comprate dell'omega 3 che ha quel ritorno di gusto sgradevole, è probabile che non sia di qualità. E il terzo è una curiosità che io conosco perché sono nell'ambiente, ma molti, non essendoci, non la sanno. L'omega 3, ragazzi, non va conservato in frigo. Ovvero, chiaramente, come ogni prodotto al mondo, se lo conservate in frigo può darsi che si mantenga più a lungo. Ma il nostro omega 3, proprio perché va testato e certificato, resiste tranquillamente fino a 30 gradi di temperatura ambiente, ok? Dopodiché, sì, chiaro che come ogni alimento, se si superano certe temperature, il degrado si innalza a dismisura. Però l'omega 3 di qualità, certo, potete conservarlo in frigo perché resta un alimento, ma non bisogna per forza di cose conservarlo in frigo, ok?
Quindi questo qui potete tranquillamente, se non vivete cazzo in Sicilia a 40 gradi all'ombra, per esempio, cioè in un posto caldo, se vivete in un posto normale, potete tranquillamente anche tenervelo sulla mensola. Un ultimo parametro che non faccio rientrare tra questi tre, ma che potete guardare, è se nel tempo, se voi lo lasciate lì sulla mensola, se le capsule si attaccano e si appiccicano tutte tra di loro. Io mi ricordo quando, non conoscendo niente dell'omega 3, compravo le 180 capsule a 10 euro, che però dopo 2 mesi che li lasciavo sulla mensolina erano diventati un bloccone unico di pillole tutte mischiate, attaccate tra di loro, ok? Questa qui è un altro chiaro segnale che la capsula con la quale è rivestito l'omega 3 non è di qualità, ma è porosa, quindi lascia sì che l'umidità si attacchi, che l'omega 3 all'interno si ossidi e rancidisca, e quindi non è più della qualità iniziale con la quale vi è stato venduto. Ricordatevi sempre che l'omega 3, essendo a tutti gli effetti un alimento in capsule, uno dei parametri fondamentali della qualità è la capacità di conservarsi nel tempo e la qualità che mantiene nel tempo, ok? Quindi la certificazione IFO serve anche a questo, a garantirvi degli standard di conservazione nel tempo e di confezionamento, ovviamente alla portata. Quindi ecco, questi sono un po' i parametri, se volete addentrarvi nel mondo dell'integrazione, con i quali valutare che l'omega 3 sia di qualità. Infine, chiaramente c'è la quantità di principio attivo che è contenuta nelle capsule. Quindi quando si parla di omega 3 parliamo di due principi, il DHA e l'EPA, ok, che sono i due acidi grassi essenziali che troviamo all'interno poi delle capsule di omega 3. Contrariamente a quanto molte aziende fanno, il DHA costa di più dell'EPA perché ha più benefici e quindi dovrebbe esserci più DHA di EPA nelle capsule di omega 3. Molte aziende, per risparmiare, ci mettono più EPA di DHA, e quindi poi lì sta ognuno di voi trarre le conclusioni. Noi abbiamo la tripla quantità di DHA rispetto all'EPA, e l'omega 3 standard, quindi gli standard di commercializzazione, sono che per un grammo, quindi di solito una capsula di omega 3, ci siano 180 mg di DHA e 120 mg di EPA. I nostri ne contengono il doppio, quindi abbiamo DHA 3,50 mi pare, e perché noi abbiamo la dose per 4 capsule, comunque sono il doppio più o meno di quella standard. Chiaramente la concentrazione di EPA e DHA ve la dice lunga sulla quantità della capsula. Nel senso che una quantità standard vuol dire che per avere benefici dovete prendervi 5-6 capsuline, se avete il triplo della quantità vi basta magari ingerirne 2, ok? Quindi anche questo è un parametro. L'ultimo parametro da considerare, però quello le aziende non lo scrivono mai e vi dico la verità, ogni tanto non lo sanno neanche, è la forma dell'omega 3. L'omega 3 è presente in 3 forme: etilestere, trigliceride e olio omega 3, si chiama proprio olio puro. Ora qui c'è uno studio che dice che la forma più biodisponibile è quella dei trigliceridi, poi a metà c'è quella dell'olio puro e in fondo quelli un po' meno assorbiti sono gli etilestere, ok? Quindi per vostra informazione sappiate anche questa cosa qui. Quindi ecco, questo era un po' il video sull'omega 3, ce ne sarebbero poi, ragazzi, di robe da dire, però volevo darvi un'infarinatura generale per capire come funziona. Se ne mangiate tanto dal cibo non vi serve, se magari invece vi scoccia mangiarvi salmone, sardine, frutta secca tutti i giorni, allora un paio, 2-3 grammi di omega 3 possono essere utili per il mantenimento del vostro benessere. Grazie di aver guardato questo video, iscriviti al canale subito cliccando qua sotto per ricevere tutti quelli nuovi che usciranno, e ci vediamo presto nei prossimi. Ciao!